momento dell'unificazione, il regno delle due Sicilie era meno povero ed arretrato di quanto si sia voluto far credere. La consistenza monetaria del Banco di Napoli, al momento della conquista piemontese, era di 443 milioni di lire, mentre quella di tutto il resto dell'Italia era di 148 milioni. La pressione fiscale dei Borboni sui cittadini meridionali, grazie alla politica finanziaria di Tanucci, era quasi la metà di quella esercitata dai Savoia sui piemontesi. Per molte produzioni agricole il Sud deteneva il primato e nel meridione vi era il 51% di tutti gli operai occupati nell'industria italiana. Nel Golfo di Napoli erano localizzati la più grande acciaieria e i più grandi arsenali che vi fossero in Italia. I piemontesi realizzarono una strategia di rapina che solleva inizialmente la reazione sanguinosa del brigantaggio e quella strisciante della camorra, per accamparsi quindi sul deserto delle istituzioni. In Irpinia e in Basilicata, l'esercito piemontese uccise più di 5.000 contadini, considerati briganti. Con l'annessione al Piemonte, la sorte di Napoli e di tutto il sud è ormai segnata. Carina questa storia perché ti ricolloca un po' la lettura post-unitaria, perché credo che chiunque vada a scuola ha un'idea completamente diversa. Certamente. Della storia del meridione. Borbone è uno che viene giudicato male non per colpe sue, ma per il fatto che uno che volesse governare il mezzogiorno allora come adesso andrebbe sempre male, insomma. Scopo della nostra trasmissione è questa storia fantastica borbonica. Carlo Borbone Farnese conquista il suo posto di lavoro a Napoli nel 1734 e si mette subito all'opera. Riprogetta i bacini marittimi del porto e riprogetta anche l'opera vera e propria, quella lirica. Un re che si rispetti ha bisogno di una reggia alla sua altezza. 1737 viene costruita a Capodimonte. Ma Carlo è un uomo ambizioso. Dopo Capodimonte si ricorda che il bisnonno era niente meno che Luigi XIV, il Re Sole, e decide che anche lui vuole la sua Versailles. La costruirà qui a Caserta affidandola all'architetto Luigi Vanvitelli. La reggia di Caserta è veramente il simbolo della follia, insomma. Perché è un sogno, cosa c'entra quella reggia lì con Napoli e con il sud? Niente. È una reggia appunto da Re Sole e un paese di re merda. Dunque Bocca ha parlato di questo re come di un megalomane. Allora diciamo che tutti i signori, tutti i re, tutti quelli che hanno riempito l'Europa di meraviglie, grazie a Dio erano megalomani, perché grazie a Dio noi ci ritroviamo delle cose bellissime. Per morte del fratello di primo letto, Carlo diventa Carlo III di Spagna. Il nuovo Borbone si chiama Ferdinando IV, ha 9 anni e regnerà forse con il regno più lungo della storia d'Europa per 66 anni. L'atto amministrativo più clamoroso della carriera politica di Ferdinando è la decisione di affidare a Ferdinando Fuga la costruzione di un edificio integralmente destinato alla cultura, il primo dell'Europa continentale. Nel 1777 apre il Real Museo di Napoli e la Biblioteca degli Studi. Ferdinando rinuncia alla proprietà privata dell'eredità Farnese. Rende pubbliche le collezioni che suo padre custodiva a Capodimonte e qui porta i dipinti, i camei e i tesori. Questo rapporto fra grandezza architettonica e artistica e la civiltà è molto equivoco, cioè bisogna scegliere, o vuoi palazzi di regali babilonesi o vuoi le poste telegrafe.
devo dire che il nostro Bocca... Dobbiamo ringraziare Dio che sono state fatte queste cose. Qui abbiamo due fatti fondamentali. Uno, di un principe che si spoglia di un patrimonio personale per darlo al pubblico. Secondo, la costruzione a bella posta di un edificio e la costituzione di un museo che è il primo al mondo del genere. E l'albergo dei poveri? Insomma. Quando un uomo o un paese fa i soldi, dopo il caldo, il freddo, il mangiare, che cosa compra? La bellezza. Certo. È la cosa più importante che c'è. Ma poi la nostra, cara Lina, è la nostra, noi la concorrenza mondiale la facciamo col 60% dei beni culturali nel mondo, non certo la facciamo con altre... Con il nostro petrolio, è la nostra forziere, la nostra ricchezza. Assolutamente. Infatti l'unico guaio fu proprio quando arrivarono, devo dire, i Savoia, che purtroppo riarredarono in maniera ottocentesca, tarda, brutta, tutte le regge. Sì. Hanno cambiato tutti gli arredamenti. Tant'è vero che per somma beffa, dovendo fare Ferdinando e Carolina, noi abbiamo ritrovato gli arredamenti a Torino, nelle regge dei Savoia.